Bene, questo incontro allora con Andrea Inglese è il primo di un breve ciclo, ne seguiranno altri due con Michel Cattaneo e Valentina Attibaldo, che sono fissati per il 8 e il 12 del mese prossimo. L'incontro di stasera differisce dagli altri che sono dedicati specificamente a Sereni, perché hanno l'obiettivo di aprire una finestra sulla letteratura più vicina negli anni, cioè negli ultimi, diciamo, 20 anni. E per questo è un testimone prezioso Andrea Inglese, che ho avuto davvero piacere di avere con noi, diciamo, collabora con il Centro Fortini ormai da un ventennio, direi, ed è molto attivo su vari campi dell'espressione letteraria e anche sul fronte della critica e dell'interpretazione del presente. Lui ha fondato il blog Nazione Indiana, che è uno dei più vivaci e ancora, diciamo, coerentemente, diciamo, antagonistico rispetto alle ideologie correnti oggigiorno. E ho messo su Moodle un breve curriculum di Andrea, che appunto è ripreso da Nazione Indiana, quindi è attendibile perché l'ha fondato lui, quindi mi auguro che sia attendibile, ma se darete un'occhiata a quella scheda, vi accorgerete che spazia la sua attività dalla saggistica alla prosa, alla poesia e al romanzo, anche romanzo vero e proprio. Quindi diciamo una frequentazione di generi diversi, però sempre rimanendo con una diciamo istanza, obbedendo a un'istanza sperimentale di, come dire, lavori, cantiere aperto, direi. E quindi ecco, la sua testimonianza di oggi è importante per questo e perché ha seguito, insieme ad altri autori, una nuova dimensione della prosa, di cui noi abbiamo visto durante il corso l'apporto di Vittorio Sereni. Ed è una dimensione, un tipo di ricerca letteraria, ricerca espressiva che, grosso modo, correggimi Andrea se sbaglio, insomma, riguarda gli ultimi 20 anni, ma che denota poi una coscienza anche teorica, insomma, che è anche una forma già, penso allo studio del Crocco, di storicizzazione quasi anche, no? Già si potrebbe dire. Ecco, io apro con questa premessa e ti chiedo appunto quali, secondo te, sono le linee di tendenza di questo lavoro sulla prosa. E poi cosa intendono veramente? Cosa dicono quando si parla di prosa? In questo senso il termine è molto generico e si presta a delle ambiguità, no? Nell'ambito novecentesco la prosa era un segno meno rispetto alla poesia, come dire, era una dimensione a latere e in qualche modo ancillare rispetto alla produzione lirica. Ora è chiaro che per gli autori invece degli ultimi anni questo non è assolutamente più vero, insomma, no? Ecco, vorrei cercare insieme a te, ecco, di capire, e lo dico anche da chi ha seguito un po' alcuni di questi autori, a cominciare dallo stesso Andrea Inglese, ma penso a Bortolotti e altri, con grande interesse, perché credo che queste sono esperienze forse non all'ordine del giorno nell'ambito della produzione che l'industria culturale ci promuove ogni giorno, ma che invece hanno, come dire, secondo me, aprono verso la dimensione del futuro, cioè sono compatibili di sviluppi futuri. Almeno questa è la mia impressione, per questo cerco per quanto posso di seguire questi sviluppi. Ecco. Luca, la cosa che mi sembra, diciamo, che mi sembra chiara è che ad un certo punto, per quanto riguarda almeno
alcuni autori della mia generazione, ma oggi si può parlare al di là di questioni generazionali, nel senso che a partire dagli anni 2000 fino ad oggi, come tu dici, in questo ventennio sono successe tutta una serie di cose nell'ambito della poesia e dintorni che fa sì che non sia più semplicemente una questione di una poetica di un piccolo gruppo. Anche se c'è stata una sorta di data, di evento che ha costruito un po' l'emergere di io direi, un rapporto con la prosa radicalmente diverso e ovviamente un rapporto con la prosa che viene stabilito, elaborato da gente che inizia a muoversi nel mondo della poesia e che ad un certo punto forse non è neanche più interessata a definirsi per forza poeta, ma questo, diciamo, è una questione ancora ulteriore. Quello che è sicuro è che la coesistenza scrittura in versi, scrittura in prosa è qualcosa che abbiamo conosciuto ancora vivo, no? Anzi, particolarmente vivo forse nel secondo Novecento. Ci sono esperienze di forme di poema in prosa che risalgono addirittura all'Ottocento, ci sono forme di prosa lirica, eccetera, ma rimanendo appunto nell'ambito più vicino a noi, ancora fino appunto all'esempio di Sereni interessante, è quello di una coesistenza, non per forza pacifica, comunque che esiste tra libri in cui esistono testi in versi e testi in prosa. Quello che mi sembra che succeda in Italia a partire, diciamo, come segnale di un libro di cui anche sono coautore, che è stato Prosa in Prosa, uscito per la prima volta nel 2009 per le Lettere nelle edizioni fuori formato curate da Andrea Cortellessa, e è ristampato recentemente nel 2020 da Tic Edizioni. Ebbene, già il titolo di questo libro introduce nel campo letterario italiano e particolarmente quello poetico una formula strana, prosa in prosa, no? Che quindi non è la poesia in prosa, non è il poema in prosa, eccetera. E ricordo che questo libro, che spesso viene chiamato antologia, ma non è una vera e propria antologia, è qualcosa di un po' più ambiguo, nel senso che è un libro collettivo che è stato costruito non per antologizzare i testi dei poeti, degli autori presenti in questo volume, che li ricordo, oltre a me c'è Gherardo Bortolotti, che tu appunto già evocavi, Alessandro Broggi, Marco Giovenale, Michele Zaffarano e Andrea Raos. Allora, perché non è innanzitutto un'antologia? Perché anche se questi testi presentano le varie sezioni corrispondenti ai singoli autori, presentano degli estratti a volte da libri già esistenti, la logica globale del libro è stata pensata ad hoc e quindi non come una giustapposizione di singoli estratti poetici. E questo già è una particolarità e quindi io lo considero più una sorta di libro collettivo che un'antologia. Ora, il titolo e anche un po' l'apparato paratestuale nella prima edizione c'erano interventi di Paolo Giovannetti e di Antonio Loretto, oltre che la bandella di Andrea Cortellessa,
Nella nuova edizione c'è un intervento di sempre Paolo Giovannetti, un nuovo intervento di Gianluca Picconi, quindi interventi critici. Questo per dire che, insomma, è un libro che si è presentato con un suo armamentario che si voleva in qualche modo solito, ben strutturato. Ebbene, l'idea era quella proprio di rompere con un certo rapporto tra poesia e prosa. Innanzitutto, quello che veniva rotto, secondo me, era l'idea che nel momento in cui il poeta si avvicina alla prosa o addirittura passa nella prosa, lo fa in qualche modo per guadagnare una dimensione narrativa. Quindi una degli elementi forse più evidenti, anche se poi non vanno assolutizzati, che noi portavamo nella nostra concezione della prosa, era che per noi la prosa aveva un significato fortemente antinarrativo, anche perché, come ben sappiamo, prosa è un termine. Mentre poesia risponde in qualche modo a un genere, la prosa non è un genere e quindi proprio per la sua ambiguità può essere utilizzato strategicamente in una direzione o nell'altra. Nella nostra direzione era non solo caduta del verso, caduta del taglio versale, ma anche rifiuto di organizzazione di tipo narrativo. Di sequenze di tipo narrativo. Allora, innanzitutto da dove veniva questa formula? Questa formula noi l'abbiamo presa in prestito da un teorico francese, teorico e autore in realtà, Jean-Marie Glaize, che è attivo dagli anni Ottanta in Francia. E ha proposto di questa formula della prosa in prosa come dire, varie definizioni, tutte anche molto sottili, anche per certi versi paradossali. Quello che noi possiamo, diciamo, ritenere sono due elementi. Uno, quello di una sorta di letteralità, cioè di tentativo o di tensione all'azzeramento della dimensione metaforica della poesia. Quindi questo è un altro elemento estremamente forte, no? E tra l'altro questo elemento antimetaforico che Glaize porta avanti ha una sua più lontana matrice in un autore che poi per tutto il nostro discorso è molto importante. E questo autore è Francis Ponge, autore autore fondamentale del secondo Novecento francese, anche se inizia a pubblicare prima. E autore che in maniera anomala l'Italia continua a non conoscere e soprattutto a non tradurre. Ponge è oggi infeudato nella Pléiade, che è, no, il monumento, come dire, la collezione monumentale dei grandi autori francesi, e in Italia è esistito per lungo tempo un unico libro ancora ristampato e circolante la traduzione di Jacqueline Risset del primo libro di Ponge, Il partito preso delle cose, e poi da qualche anno esiste anche la traduzione di Michele Zafferano, uno degli autori di prosa in prosa, di Gnoc de l'Avant-Printemps, che è un libro estremamente importante di Ponge, che come spesso mescola, come dire, scrittura e riflessione sulla scrittura. Allora, appunto, partendo da Ponge, la cosa molto interessante è che ad un certo punto Ponge muove dalla poesia, muove da una poesia che si vuole risolutamente
orientata agli oggetti. Da questo punto di vista non è certo il solo, no, all'interno del Novecento ad avere questo orientamento, un orientamento in qualche modo antilirico, cioè non centrato sul soggetto, le sue vicissitudini, i suoi rapporti con, addirittura con gli altri esseri umani, ma proprio con gli oggetti più usuali e anche triti del quotidiano. Allora, dove sta l'interesse e la novità di Ponge? Sta nel fatto che ad un certo punto Ponge e una testimonianza di questo la si trova in un libro del 76, anche se poi alcuni testi sono molto precedenti, che si intitola La rage de l'expression, quindi La rabbia dell'espressione. E dentro questo libro c'è una sezione che si intitola Le carnet du bois des pins, ovvero il quaderno del bosco dei pini, della pineta, in cui Ponge si pone un oggetto di studio e esplorazione poetico attraverso la sua scrittura, e per lui esplorazione vuol dire soprattutto due cose: nominare e descrivere, quindi con un forte orientamento alla descrizione. Addirittura, qua, lui stesso parla di una dimensione scientifica, quindi allontana la poesia da tutto quello che è la dimensione più anche immaginativa, e abbiamo anche già ripetuto, metaforica, analogica, eccetera. Ma la cosa più interessante è che in questo processo di espressione di quello che dovrebbero essere il bosco di pine, Ponge inizia ad abbandonare il verso. Inizia ad abbandonare il verso e a valorizzare quelle che potremmo chiamare delle prese parziali. Cioè inizia a dire, ma fondamentalmente qui quello che ci interessa, quello che interessa la scrittura, è proprio il processo letterale della strutturazione del testo in tutte le sue varie fasi. E quindi quello che è più importante non è una sorta di riuscita estetica finale di un componimento equilibrato che riesce in qualche modo ad esprimere perfettamente l'oggetto che si proponeva di figurare, ma sono tutti processi di avvicinamento e anche di mancamento, di avvicinamento parziale, di ritorno. E da questo punto di vista, come dire, la prosa in tutte le forme possibili, che nella sua fluidità, appunto, di non genere, diventa il territorio di esplorazione più interessante. E quindi qui secondo me c'è anche tutta va a compimento anche il discorso di Ponge, che ha degli echi, per esempio, nel Sanguinetti che buonava contro il Poetese, di liberare la poesia da tutte le sue stratificazioni proprio di cultura di genere, per ritrovare al di là delle parole gli oggetti fondamentalmente, nella loro leopardiana estraneità e nudità. Ecco. E questo secondo me è già, no, già da il primo, già ci dà tutta una serie di elementi, cioè preferenza del processo piuttosto che del testo compiuto, prosa come territorio sufficientemente fluido e quindi libero da stratificazioni, perché già il verso, che sia il verso
ovviamente della metrica tradizionale, che è un apparato mnemonico che si porta già dietro tutta una serie di scelte implicite, eccetera, ma lo stesso alla fine verso libero ha ormai una memoria di un intero secolo e che quindi preorienta, no, il lavoro del poeta, nonostante tutte le pretese di autenticità, di spontaneità del dettato poetico. E quindi questo è un primo elemento. L'altro elemento che interessa, adesso riveniamo a Glaze, è l'idea in qualche modo di uscire dai confini del genere poetico, proprio di uscire e non semplicemente di adottare un genere diverso, come fa Volponi quando passa dal poemetto al romanzo, indipendentemente poi che si tratti di un romanzo più o meno sperimentale, ma proprio andare verso quella che poi in fondo è un'utopia, quella della prosa in prosa. Cioè, nel caso di Glaze si porta dietro anche un'utopia propria di tutte le avanguardie novecentesche, che è quella di un azzeramento della figurazione, no? Cioè liberarsi da tutti gli strati ideologici che in qualche modo abitano la lingua e quindi arrivare a questo non genere, perché ogni genere si porta dietro un suo codice, una cultura specifica e quindi un'ideologia specifica, e arrivare a quello che, no, che per certi versi già Barthes aveva chiamato il grado zero della scrittura. Ecco. Ora, questo è un punto di riferimento, però devo dare un altro punto di riferimento, sempre francese, questo un po' più specifico. Tra l'altro, adesso di Glaise sono disponibili sempre per Tic Edizioni, sempre tradotti da Zaffarano, un testo che è uscito recentemente, che ho messo nella mia bibliografia, adesso non ricordo esattamente il titolo della traduzione italiana. Qualche uscita. Esatto, perfetto, grazie. Allora, e qui io l'altro, come dire, l'altro elemento importante riguarda ancora una volta lo scenario francese. Lo scenario francese dove sono successe cose abbastanza importanti, diciamo. E secondo me non solo per dentro i confini nazionali, ma proprio per la poesia a livello più proprio internazionale. Perché sono successe in Francia? Si potrebbe discutere molto. Ricordiamo però che la Francia è stata una grande concentrazione cosmopolita di esperienze letterarie, almeno nello spettro ampio che vanno dal modernismo alle avanguardie vere e proprie, e con tutto quello che ciò ha poi generato in termini di eredità nel secondo Novecento. Comunque, all'inizio degli anni 90 esce una rivista intitolata Revue de Littérature Générale, rivista di letteratura generale, curata da due autori, Olivier Cadiot e Pierre Alfieri, come si posizionano questi due autori? Allora, innanzitutto si posizionano sull'idea di continuare a lavorare sulla sperimentazione delle forme e dei generi, però al di fuori della prospettiva ideologica delle avanguardie e delle neoavanguardie. Allora, anche se questo in qualche modo ormai è un dato acquisito, magari varrebbe la pena di precisare cosa vuol dire questa cosa? Perché in fondo tutti siamo
più o meno consapevolmente dentro questa situazione. Cioè, che senso ha parlare di testi sperimentali di ricerca che fanno riferimento spesso a quelle che anche che venivano chiamate le avanguardie o le neoavanguardie in termini di procedimenti, di riferimento di autori, di modalità d'enunciazione, eccetera, e nello stesso tempo non si pongono più, come dire, nella logica delle avanguardie o delle neoavanguardie. La risposta è molto semplice, cioè, almeno dal mio punto di vista, si è rotto storicamente da tempo quel legame che permetteva una sorta di fratellanza tra quella che un sociologo francese, Luc Boltanski, chiama la critica artistica, che è la critica delle forme linguistiche, delle rappresentazioni e quindi anche dell'ideologia che viene dal mondo delle varie arti, letterature, poesie, eccetera, e la critica sociale portata fondamentalmente avanti dal movimento operaio nel corso del Novecento. Allora, questa scissione, ovviamente, cioè questa fratellanza era già problematica per le neoavanguardie e non, come dire, ha perso di senso nel momento in cui perdeva di senso l'idea di una prospettiva di emancipazione portata avanti da una classe specifica, da un gruppo sociale specifico, come la classe operaia, almeno nel nuovo secolo. Quindi i riferimenti puntuali alle avanguardie esistono, ma non c'è più la, come dire, pretesa che in qualche modo quello che si fa in ambito linguistico, nei recinti alla fine, come dire, minoritari, ma anche, sganciati da ricadute pragmatiche, come avviene appunto nel caso delle scritture poetiche, non si pretende che ciò abbia degli effetti diretti sulla realtà e che si inserisca in modo più o meno armonico con le lotte sociali esistenti. Anche se questo non esclude la volontà a volte, no, di ritrovare, di indicare dei possibili ponti tra queste due cose. Qui vorrei fare una piccola parentesi per capire perché chi lavora oggi in prosa lavora in una sorta lavora con una comunque dimensione politica, fragile che essa sia. E la dimensione politica è quella di, potremmo dirla con una parolona imprestata da Ferruccio Rossilandi, in cui ho messo il naso recentemente. È una sorta di lavoro di disalienazione dalle ideologie che ogni lingua viva e reale si porta nel proprio seno. Quindi, diciamo, esplorare, sperimentare sul territorio del linguaggio, anche in forme di rottura di aspettative del lettore, di forme acquisite, rientra sempre in questa, in qualche modo, ambizione di strapparsi al muro del presente e alle prospettive dominanti attraverso le quali entriamo in relazione con il mondo che ci circonda.
La cosa interessante è che in un incontro con dei poeti più giovani, parlando del lavoro a livello appunto di linguaggio, della crisi del linguaggio, che è per me legata anche a queste opzioni di prosa del XXI secolo, soprattutto per chi viene dalla poesia, uno dei giovani poeti rispose dicendo: ma la crisi non è nel linguaggio, la crisi è nel mondo. Quindi queste sono un po' delle storielle, il linguaggio, ma che ci interessa del linguaggio, andiamo al sodo, no? La crisi è nel mondo. E ovviamente questo è verissimo, no? Però è chiaro che la crisi è nel mondo e anche un atteggiamento per me naif, cioè è un atteggiamento che in qualche modo dimentica che il nostro rapporto col mondo è mediato, mediato dal linguaggio, dalle forme linguistiche e dalle forme di ideologia che sono sedimentate nel linguaggio. E quindi non è certo innovando nel linguaggio che si realizza la rivoluzione, ma il problema delle forme linguistiche, cioè il problema politico delle forme linguistiche, secondo me non può essere evacuato nel XXI secolo, continua con meno ingenuità di quella che avevano probabilmente i primi avanguardisti, continua in qualche modo ad abitarci, ad essere pertinente per chi pratica determinate forme di scrittura, partendo da in qualche modo un antagonismo con le forme di vita esistenti, o con alcune delle forme di vita esistenti più diffuse. Allora, veniamo quindi a questa revue de littérature générale. Che cosa dicevano i nostri amici, oltre a dire noi vogliamo sperimentare senza per forza proporre dei programmi di avanguardia? Innanzitutto tentavano di far saltare alcune opposizioni forti, e in particolar modo io direi l'opposizione tra una lingua franca della poesia, con tutto quello che implica di autenticità, di intimità, di rapporto stretto con i vissuti del soggetto poetante, e gli stereotipi che invece abitano la lingua comune, il linguaggio ordinario e le rappresentazioni che viaggiano attraverso poi i vari media elettronici, cinematografici, televisivi, eccetera. Quindi innanzitutto il rompere definitivamente questa paratia, e ovviamente mi sembra che tra l'altro tutto un certo andare della poesia novecentesca verso la prosa fosse in qualche modo un tentativo di rispondere, no, a questo problema. Cioè, se le paratie pretendono di essere in qualche modo inattaccabili, solide, più in realtà si rischia che quella parola poetica, pretesa pura, pretesa innocente, che vuole strapparsi dal brusio collettivo, rischia di essere completamente vuota, e quindi l'autenticità si rovescia nel suo contrario, nel puro feticcio dell'autenticità. E quindi in qualche modo l'assottigliarsi di quella paratia dal punto di vista ancora tardo novecentesco vuol dire, insomma, andiamo alla battaglia, andiamo alla guerra, e con gli strumenti che noi abbiamo
tentando di non farci in qualche modo seppellire e invadere. Ecco, nel nuovo scenario che si apre in questo uso della prosa, che sto cercando di delineare, una delle cose che saltano è proprio questa possibile partizione tra autentico e inautentico, tra formulato dall'io, formulato dagli altri. E questo ovviamente è una modalità per mettere in crisi in modo forte il paradigma lirico, che comunque è stato il paradigma dominante del Novecento. Da questo punto di vista, tu hai, Luca, hai evocato, assieme a Ponge, l'altro autore, anzi, probabilmente ancora più importante per Sereni, René Char. Ecco, diciamo che da Ponge a Gleize a La Revue de Littérature Générale, eccetera, eccetera, l'autore più in qualche modo rigettato è René Char. Perché, innanzitutto, per questa dimensione, legata poi anche alla storia del surrealismo, di in qualche modo la poesia come linguaggio altro. Poesia come linguaggio altro, la poesia come linguaggio onirico, la poesia in cui gioca la potenza autentificante dell'inconscio, eccetera. Quindi questo viene criticato, però vengono invece mantenute delle cose che io adesso vado a recuperare un tuo passo di uno dei tuoi interventi appunto su Sereni che ho segnato. Ad un certo punto posso citare il tuo. Ma prego. Ecco. Allora, se l'immaginazione e i suoi arabeschi, riaffioramenti, gli sprofondamenti tra sonno e memoria tendono via via a formare il tessuto connettivo stesso delle ultime frose, forse per prime le arie, portano alla luce i movimenti tettonici e le mutazioni morfologiche che attraversano tutta l'opera. Qui stai ben parlando di Sereni, della prosa di Sereni. E Certo. quindi tu dici, attraversano tutta l'opera, facendo traballare le coordinate spazio-temporali del vissuto storico, a partire da una protesta, da un'insofferenza verso l'esistente che è diventata parte strutturale della postura soggettiva e che si ra radicalizza lungo gli anni 70. Ecco. Allora, questo traballare delle coordinate spazio-temporali del vissuto storico, anche questo, secondo me, è uno di quegli assunti. Però, appunto, è un assunto. È un assunto, non è un processo, non è una soglia verso cui si va, ma è in qualche modo alle spalle. È un assunto in qualche modo definitivo. Come comprendere questo assunto definitivo. Qui vi leggerò io un passo che è tratto da un intervento che feci sul Verri, proprio per parlare di ok, nel momento in cui entra in crisi il paradigma lirico ed entra in crisi fondamentalmente il legame forte tra il soggetto che enuncia e il suo enunciato, d'accordo? Questi due elementi non sono più in una sorta di continuità, e quindi si pone
tutto il problema nelle prose, ma non solo nelle prose, potremmo dire anche nella poesia, però in questi autori che ho citato, Bortolotti, Proggi, Giovenale, Zafferano e Raos, si pone in modo ancora più forte. Si potrebbero fare tanti altri nomi, un libro come Totem di Silvia Tripodi, Mariangela Guatteri, Renata Morresi, insomma, gli autori e autrici sono ormai parecchi in questo campo. Ecco, che cosa succede nel momento in cui salta questo legame tra soggetto dell'enunciazione che presuppone una sua esperienza traducibile e una sua parole individuale, quindi una sua espressione individuale? Io ho cercato di esprimerlo in un paragrafo abbastanza breve che vi leggo e che fa parte di un testo uscito sul Verri che si intitola Che genere di discorso, non a caso, è uscito sul Verri numero 43. Allora, la definitiva fuoriuscita, dunque il paragrafo si intitola Soggetto poroso, rumori di fondo, flussi, interferenze. La definitiva fuoriuscita dal canto lirico, ossia dal verso che scandisce pubblicamente un'articolazione espressiva intima e privata, che sia invocazione, balbettio, monologo spezzato, nominazione, eccetera, non coincide semplicemente con l'abbandono di un repertorio di convenzioni, ma annuncia la sparizione di una forma di vita, quella che permetteva la costruzione e la difesa di un'intimità emotiva, onirica, meditativa, che oggi è materialmente sempre meno realizzabile. Questa condizione però non apre per me uno spazio puramente procedurale, coincidente con una sorta di grado zero della soggettività. Non credo, insomma, sia da ribadire per l'ennesima volta una scomparsa del soggetto che è già fin troppo evidente nella nostra quotidiana condizione di assoggettati a processi materiali e culturali su cui abbiamo scarsissima presa. Si tratta per me di rendere visibile e tangibile la porosità del soggetto, che è di continuo attraversato da flussi mediali e di merci, che subisce di continuo le interferenze delle narrazioni d'attualità, che è rintronato dal rumore di fondo delle dinamiche collettive e incontrollabili. La figura dunque del soggetto individuale va disaggregata per quanto riguarda l'intelaiatura delle sue identità sociali e delle sue riserve intime, affinché si rendano riconoscibili attraverso la scrittura le componenti molecolari dell'esperienza, che non sono propriamente né soggettive né oggettive, né naturali né culturali. Io facevo riferimento in questo a una serie di testi che apparivano in prosa, che si intitolavano I prati. I prati sono delle superfici di captazione di queste scie di soggettività. Essi permettono di allestire zone di transito per l'emersione di memorie parziali, falsificate, usurpatrici. La forma dell'enunciato che prediligo, incentrato sulla prima persona e sulla gestualità orale, più che riportare alla luce un'istanza narrativa affidabile, o distendere in forma lineare il canto lirico, realizza la soggettività in forma spettrale, di maschera vociferante, dietro a cui ogni artificio meccanico è possibile. Piuttosto che ritrovare l'ombra della deliberazione d'autore nel processo impersonale del montaggio, come un tempo la si trovava nella scrittura automatica surrealista, preferisco lasciare emergere la più inquietante ombra meccanica dentro la voce che si vuole consapevole e individuata. Questo è uno degli spunti che io penso possano essere in qualche modo allargati
anche ad altri autori. Poi Luca, adesso leggo un piccolo estratto di un libro, stavolta di un critico, Gianluca Picconi, Cornice il testo, pragmatica della non assertività, che tra l'altro ho messo nella bibliografia, per ribadire ulteriormente un po' quello che io ho espresso in questa forma un po' figurata del soggetto poroso, e che ho trovato consonante con dei testi da me realizzati. Ma Picconi in qualche modo evoca un processo e una procedura, secondo me, simile per testi di un autore, di un altro autore, di prosa in prosa, Marco Giovenale. Vi leggo la citazione da Picconi. I testi di Giovenale, insomma, anche quelli in prima persona, sono orchestrati in modo da rendere difficile l'attribuzione di quel frammento in prima persona a una proiezione della voce autoriale. Si registra una dissociazione tra l'ideologia dell'autore e l'ideologia dei singoli excerpta testuali, riscontrabili a partire dalla difformità di tono, dall'instabilità enunciazionale e dall'assenza di continuità dal punto di vista stilistico. Ecco, quindi in qualche modo questo tipo di prosa che può implicare anche all'interno di sé delle sezioni con taglio versale, delle micro, come dire, dei paragrafetti estremamente compatti che possono addirittura far pensare a certe novelle estreme del Novecento, come potrebbero essere quelle di un Manganelli, o di certo Malerba demenziale. Ecco, questi, diciamo, in queste prose c'è l'autore lavora a organizzare e a dare un'architettura a una eterogeneità di enunciati e anche un'eterogeneità di forme dell'enunciazione, rispetto alle quali si pone in una posizione di un retrait, di distanza e sicuramente non di identificazione. Ecco, questo secondo me è probabilmente uno dei punti di rottura con quel rapporto e quell'articolazione tra verso e prosa ancora presente nel tardo Novecento. Però io qui mi fermo perché mi sembra di aver già messo molta carne al fuoco e forse non in modo del tutto ordinato. E Luca, se tu. Certo, ma intanto ti ringrazio e se qualcuno ha delle domande lo può porre tranquillamente. Ma io credo, ecco, questo intervento è stato estremamente produttivo nel metterci di fronte a un nuovo scenario che di per sé, come dire, storicizza anche il tipo di discorso in cui è dentro Sereni e che quale va svolgendo. Nel corso di quest'anno. Un dato primo che mi viene all'osservazione, sempre ragionando limitatamente, insomma, alla circonferenza degli interessi di questo corso, è che comunque nelle prose di Sereni esiste un'attenzione verso il romanzo, che non diventa mai romanzo, ma che mi sembra che non ha praticamente poco o nulla a che fare con le sperimentazioni di cui ci hai parlato, nel senso che mi sembra di capire che l'universo romanzesco, e qui mi domando appunto,
rimane estraneo a queste elaborazioni, e se è così, perché? Cioè, forse perché diciamo, viene dato ormai per completamente assorbito dai meccanismi dell'industria culturale, e quindi c'è un'intenzione di distanziarsi da questo. Questa è una domanda che mi viene in mente sempre, come dire, in chiave differenziale, no? rispetto a Serena. Questo è un primo punto che ti pongo all'attenzione. L'altro punto è che inevitabilmente per me, ovviamente per chi si è formato con Fortini, viene subito in mente sua espressione ricorrente per cui la storia della lirica novecentesca è la storia del tentativo di uscire da se stessa, cioè che i vari, anzi i più alti tentativi della lirica novecentesca sono proprio quelli in cui si cerca di uscire da questo. E quindi, diciamo, alla ricerca di cosa? Alla ricerca di quella autenticità che tu hai nominato, ma che è in realtà inattingibile sostanzialmente, senza la mediazione. No? Qui sappiamo che il punto di vista di Fortini è molto, tra virgolette, conservatore rispetto a questo. Quindi, ecco, questa è un'altra domanda, nel senso che piacerebbe sapere come la vedi questa storia qua. Ecco, l'altro punto poi ulteriore, citavo il romanzo, ma per esempio leggendo i lavori di Broggi, leggendolo appunto io ho usato degli strumenti interpretativi, per esempio mi veniva da un saggista come Desserton, no? E quando l'ho recensito, l'ho scritto, dopo lui mi ha scritto, ma guarda, io stavo leggendo proprio Desserton. Ora questo non è che è una mia folgorazione critica, è che mi pare ci sia una tendenza, quindi non verso il romanzo, ma forse allora verso una dimensione saggistica, punto interrogativo, saggistica intesa proprio in quel senso lì, di Desserton, cioè di autori che interrogano il mondo, no? Interrogano proprio le basi della nostra esperienza in chiave critica, però, no, in chiave critica. L'ultimo elemento che volevo annotare, ma sempre rimanendo a un livello abbastanza generico, è che un'altra cosa che probabilmente avrebbe approvato Fortini è che, diciamo, in questo ambito del discorso si tende a farla finita con tutto il tema della crisi del soggetto la scomparsa del soggetto, come giustamente dicevi qui, è come se l'unica cosa che si può dire è solo questa crisi, no? E non c'è altro da dire se non la perdita dell'esperienza, come se non fosse possibile invece fare esperienza del negativo anche, no? E di tutto quel mondo fluido a cui accennavi. Ecco, non so se ecco, a questi miei dubbi poi in qualche maniera ti stimolano in qualche sì, maniera. No, è tutto molto come dire, sono tutti punti importanti. Dunque, scusami, ricordami il primo, perché primo riguardava il romanzo, il rapporto con il romanzesco. Ah, sì, allora, sì. Porto. Sì, no, allora, qui c'è, ci sono, diciamo, posizioni secondo me diverse e in evoluzione. Allora, io ricordo una cosa interessante che Gherardo Bortolotti, ad esempio, l'ha sempre ricordato, è stato un grande appassionato lettore, tra gli altri, di Calvino. E a differenza di la maggior parte, per esempio anche di noi, di Prosa in Prosa, non ha mai scritto versi, e in qualche modo mi sembra che oggi si sia costituito un interesse nei suoi confronti anche da parte del mondo della cosiddetta narrativa, no?
C'è poi un paradosso che bisogna subito ricordare di tutte le pretese uscite dalla poesia, la post-poesia, la prosa in prosa, eccetera. E questo poi in parte vale ancora per la Francia, che dal punto di vista della sociologia della letteratura, e quindi anche poi strettamente del mercato, di quel poco mercato editoriale che esiste relativamente alla poesia, queste operazioni interessano più e vivono più, come dire, malgrado tutto, a contatto con il mondo della poesia, o, dico anche in Francia anche delle arti plastiche, quindi, o delle arti concettuali, insomma, con il mondo delle arti, molto meno in Italia. Ma perché? Perché in Francia è apparso chiaro che, diciamo, quel mondo che editorialmente è legato alla poesia è un mondo, svincolato dalle pressioni commerciali forti, che sono invece quelle del romanzo. E quindi, questa è una cosa che sappiamo anche noi, anche se ne godiamo meno in Italia, cioè, la marginalità della poesia, ha un grande vantaggio, che è la sua estrema libertà. Cioè, è un territorio dove puoi fare delle cose che altrove non sono permesse. Quindi c'è questo paradosso che si vuole uscire, fuori dalla poesia, però in qualche modo si è riconoscibili e riconducibili alla poesia, perché almeno i più attenti lettori di poesia, che non sono quelli che oggi, non so, leggono questi personaggi che ultimamente fanno anche grosse vendite, ma che hanno un lavoro linguistico estremamente debole, naif, eccetera. Ma diciamo, quindi coloro che leggono una certa attenzione alla poesia sanno che la poesia è un luogo di libertà, di sperimentazione, è un territorio, diciamo, non sorvegliato dagli stereotipi dell'industria culturale. Ecco, questo è il paradosso. Rispetto al rapporto con il romanzo, allora, e più in generale, con comunque una dimensione narrativa, è molto diverso. Ci sono credo, un nucleo di autori per cui il romanzo è completamente perso, perché lo identificano con il romanzo attuale, che in effetti, rispetto al romanzo novecentesco, che è stato un luogo di estrema sperimentazione, il romanzo attuale domina ogni angolo del mondo, avendo però ristretto fino all'inverosimile le sue possibilità. Cioè, come dire, no? Ecco, quindi c'è questa rifiuto, c'è questo rifiuto da parte di alcuni. Il caso di Brogge è interessante perché, dopo Avventure minime, questo libro che ha scritto Noi va comunque in una direzione, anche se molto particolare, eccetera, però in qualche modo riprende e rivalorizza anche una dimensione narrativa. Per quanto riguarda il panorama francese, la cosa è molto interessante, perché esistono forme di sperimentazione di prosa che non abbandonano per forza sia le forme narrative, o addirittura esistono forme di romanzi, non per forza sperimentali o nel senso dell'antiromanzo di certa nostra neoavanguardia, ma nel senso di certe operazioni, no? Che possono essere quelle di un Volponi, di Malerba, del già citato Manganelli, ma anche altre che potevano essere quelle di Arbasino, di cui poi volevo citare un'ultima cosa. Quindi, questo rapporto, diciamo, è, in Francia, secondo me,
più viva questa sorta di relazione e dialogo, anche perché in Francia sono già nel Novecento sono esistiti casi, e qui devo citartene almeno tre nomi importanti, che secondo me, facendo la storia di una genealogia delle scritture in prosa oggi, non per forza narrative, però sono un riferimento, e sono Robert Pangé, per non citare ovviamente il Beckett, che tutti però conosciamo molto bene, della prima trilogia o dei testi per nulla. L'altro è Robert Pangé, che secondo me è un autore estremamente interessante, che scardina completamente tutte le coordinate di realtà e di verosimiglianza nei suoi romanzi. Hélène Bessette, autrice che in qualche modo difende una sorta di poetica del romanzo in versi, che però non ha nulla a che vedere con, o poco a che vedere con con il romanzo in versi alla Bertolucci, per dire. E poi Maurice Roche, non Denis Roche, ma Maurice Roche, che utilizza dei procedimenti da scrittura e da poesia concreta, invece in forme di romanzo estremamente esplose e frammentarie, grottesche, satiriche. Quindi in Francia probabilmente questo, diciamo, questo legame tra forme di scrittura sperimentali più legate o che vengono dalla poesia e scritture sperimentali che vengono o legate al romanzo è più possibile che in Italia. In Italia è come se ci fosse una più forte, un più forte conflitto. È anche vero che, e qui parlo per esempio per mia esperienza personale, che esiste un'appartimentazione nella percezione dei critici, del pubblico, dell'editoria tra chi scrive in versi e chi fa romanzi estremamente netta. Tutti i territori intermedi sono estremamente sospetti e poco interessanti. Nel mio caso, ad esempio, io continuo a pensare che il romanzo permetta, per tutta una serie come dire, di motivi che Bakhtin, da un punto di vista teorico, ha espresso in modo, secondo me, lampante, di fare un lavoro contro l'ideologia, diverso da quello che si può fare con la prosa, diverso da quello che si può fare con i versi, diverso da quello che si può fare con un saggio, che però ha una sua legittimità e un suo territorio specifico. Però questa è una mia convinzione personale, e comunque non è facile farlo proprio per questa captazione, abbiamo detto, di questo genere dentro delle enormi pressioni per renderlo uniforme dal punto di vista delle sue strutture. L'altra domanda che mi avevi fatto, perché vorrei rispondere a tutte, perché erano tutte. No, l'altro riguardava il discorso dell'autenticità, ma in parte hai già risposto, e l'altro ancora quello della crisi del soggetto e del soggetto Ah, della ecco, crisi no, e qui scusami. via dicendo. No, qui, allora, questa secondo me è una questione molto importante. Mi sembra di aver capito che cosa intendi dire, cioè, perché questa secondo me, è dei nodi più difficili, secondo me, da sciogliere, da capire, da analizzare, sia in termini critici e retrospettivi, ma anche in termini prospettivi, in qualche modo, di programma di lavoro. Cioè, la perdita dell'autenticità, il soggetto poroso, significa forzatamente
e qui mi vengono in mente delle le critiche di Fortini ancora di verifica dei poteri contro la neoavanguardia, significa forzatamente schiacciarsi in una dimensione in qualche modo di pura mimesi del caos ambiente. Allora, questo secondo me è il nodo critico e teorico più importante. È difficile risponderti in poco tempo, forse non avrei neanche tutti gli elementi per articolare una risposta. Quello che a me sembra è che bisogna distinguere il livello del, come dire, microtestuale dal livello macrotestuale. E forse anche tu ne parli nel tuo intervento su Sereni, c'è, diciamo, tutta una questione di architettura del libro e quindi architettura di questa distribuzione dell'eterogeneità, no, degli enunciati, che secondo me mantiene una sua possibilità di intento politico e di, in qualche modo, intenzione dell'autore. Quindi, ecco, però in qualche modo bisogna rinunciare ad assolutizzare certe esperienze novecentesche, che in qualche modo si costruivano davvero su questo legame forte tra espressione e vissuto individuale. E il fatto che, diciamo, questo legame forte sia stato messo in crisi, ovviamente non dalla poesia, ma dalla realtà circostante, non significa che non si possano costruire dei punti di vista sul mondo, ecco. Sì. Ecco, un'ultima domanda, se vuoi, ma insomma, poi se ce ne sono altre, ben vengono. Te accennavi ora a Bakhtin, no? E effettivamente, ecco, io personalmente, quando si tratta di affrontare queste prose, credo che gli strumenti offerti da Bakhtin sono comunque sempre, riescono sempre a dirci qualcosa, magari anche in negativo, perché per esempio se uno si pone la domanda se c'è dialogismo in una prosa, quasi sempre per le prose dei poeti novecenteschi conclude di no, non c'è l'elemento dialogico, no? A parte la narratività è lì, e quello il concetto di cronotopo che io ho usato in certi testi poetici, che però sono chiaramente narrativi. Questo del dialogismo in realtà mi sembra sempre utile, perché per esempio qui, non per provocazione, ma penso proprio anche ai tuoi Stralunati, no? Che è un libro di Andrea uscito per Italo Svevo, e a quello che parlavi prima di un soggetto attraversato dal linguaggio, dalle merci, eccetera. Beh, quello però è forse una forma di dialogismo, questo attraversamento, no? È qualcosa, ecco, come ti poni rispetto a questo, nella distanza e nell'ironia, o comunque ancora come, diciamo, appunto una sperimentazione in vitro, dove il vitro è il soggetto in questo caso. Non so se mi sono spiegato cosa. No, certo. Allora, da un certo punto di vista, se penso un po' a certe definizioni che riemergono vivide di Bakhtin sulla questione del dialogismo, nel caso degli Stralunati c'è senz'altro, cioè nel
innanzitutto la voce di questi stralunati è spesso una risposta di una voce dominante in qualche modo, no? Che può essere la voce del padrone, no? E quindi possono essere letti non tanto come dei monologhi no, di personaggi del tutto, come dire, destrutturati e inverosimili, ma come delle repliche ossessive, magari stilizzate, a delle ingiunzioni ideologiche che vengono dall'esterno. Quindi da questo punto di vista sono strutturalmente dialogici, mi verrebbe da dire. Ecco. Quando dici stilizzazione, quindi intendi anche oggettivazione, in un certo senso, o no? Allora, quando intendo dire stilizzazione, intendo dire che per esempio, in uno dei testi che si intitola Convenevoli, c'è questo personaggio che è lucubrante un po' su questi microeventi, no? Della vita quotidiana che sono legati appunto agli incontri, a queste parole che si scambiano, i cosiddetti convenevoli, e che in realtà veicolano molto spesso delle forme estremamente, come dire, microscopiche, però percepibili e reali, di aggressività e di competitività, no? Che è come se si insinuasse anche in questi elementi apparentemente di urbanità, quindi di addolcimento dei costumi e delle relazioni. E no, lì l'elemento della stilizzazione, qui è proprio un lavoro, come dire, di stile, di scrittura, nel senso che è come se questi microelementi, queste sorte di elementi che passano sotto traccia, dalla coscienza venissero, dalla coscienza dei personaggi, venissero enormemente amplificate, no? Ma quasi in una dimensione profetica, no? Nel senso di dire da questa piccola, ferita, no? Può nascere il caos sociale, no? La lotta di tutti contro tutti, ecco. In questo senso ci sono forme di stilizzazione, nel senso di semplificazione da un lato e di amplificazione di altri aspetti dall'altro, no? E quindi anche tutto il discorso del grottesco, quindi di una deformazione che però è una deformazione per far vedere cose che esistono, che altrimenti nelle normali proporzioni, diciamo, di un realismo normale non si vedrebbero. No, no, questo mi sembra molto giusto e quello e diciamo spiega un po' anche il fascino di queste prose degli stralunati, no? Apparentemente comiche, ma invece che si muovono dentro un orizzonte appunto, dove c'è una ideologia diffusa come uno spray, no? Che si percepisce a questo stato gassoso, ma proprio perché gassoso, invasivo, insomma, no? Entra nelle cellule. No? E questo secondo me è uno dei lavori proprio più interessanti di questi ultimi anni. Te ha parlato di grottesco, ecco, io ho usato anche Le Vicce perché c'ha dei capitoli per spiegare un po' questo tipo di ironia sullo humor, no? Lui fa una differenza tra humor e ironia, ma ecco, questo lo dico per notare che l'ironia è qualcosa che nella tradizione letteraria italiana è carentissima, e quindi questa per me, il lettore, soprattutto appunto di narrativa straniera, eccetera, è come dire, è una linfa vitale ed è ancora, secondo me, un'apertura al futuro, proprio in quanto ci mette di fronte a una realtà che altrimenti non sarebbe detta, che sicuramente non troviamo nella produzione corrente, ecco, la mia impressione. Luca, che servirà anche ai tuoi studenti, penso.
Hai evocato Jankelevich, puoi dare su questa questione humor o ironia, puoi dare indicazioni più precise? Ah sì, bisognerebbe ora che... perché... O ce le darai? No, ve le darò per email perché so tutto, Jankelevich, l'ho letto quasi tutto, anche quello della critica musicale senza capirci niente, ma perché ogni tanto ha delle intuizioni veramente folgoranti, insomma, no? Sono diluite tutte in un discorso complesso che io non saprei nemmeno riassumervi. Però sì, certo, questo raccolgo questo invito a dare delle coordinate più precise. Proprio su questa questione che trovo estremamente interessante. Sì. Lui vede sostanzialmente lo humor come alcunché di fluido in movimento, che quindi non chiude il discorso, mentre l'ironia implica distacco e congela sostanzialmente invece che smuovere. Insomma, detto molto rozzamente è un po' questo, però qui siamo nella specialistica e insomma bisogna che vi dia dei parametri un po' più precisi, insomma, e ve lo farò. In parte li ho usati nella recensione agli Stralunati, quindi quella è lì sull'ospite ingrato online, eccetera. Mi interessava molto sapere anche il tuo parere, non so se anche Levice sia tra i tuoi le tue No, frequentazioni. no, 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 lo conosco poco, però diciamo intorno a tutto, anche qui, intorno al comico, allo humor, all'ironia, eccetera, eccetera, anche lì fanno parte di quei enormi nodi teorici e quindi tutti coloro che hanno avuto il coraggio di addentrarsi. Sono, come dire, sono benvenuti nel senso che possono aiutare a articolare meglio il discorso. Sì, no, è un autore secondo me, da studiare, c'è tutta la dimensione che lui chiama del non nulla, del non so che è qualcosa che ci serve anche per capire la letteratura, io credo. Insomma. E poi ha delle pagine autobiografiche straordinarie sull'esperienza della Resistenza, oggi vabbè, è il 26, non più il 25, però vi consiglio di leggerle perché sono delle pagine veramente bellissime. Insomma. Bene, questioni, domande, anche in riferimento ovviamente al corso. Beh, proprio ci buttano fuori, quindi dovremo chiudere per forza. Io due, se Luca, se ho ancora 2 minuti, Sì. Ce n'hai ben sei. ho ritrovato un riferimento che permette un cortocircuito con questi autori degli anni 90 francesi che hanno un po' inaugurato, no, tutto. Una stagione che per noi è stata importante e che in Francia continua a essere viva, legata alla prosa, ma non solo. E ho parlato appunto di questo Olivier Cadiot e di Pierre Alfieri, ma ho ritrovato un frammento di un passaggio di un articolo che gli dedicavo. In cui viene anche tirato in ballo Arbasino e una piccola nota che lui scrive adesso a Super Elio Gabalo nel 1978, che secondo me è interessantissima perché dall'Arbasino, diciamo, romanziere, ovviamente sperimentale, può essere incredibilmente pertinente. Invece per noi oggi, scrittori fuoriuscenti dalla poesia o scrittori in prosa nelle nostre pratiche di scrittura, e vedrete perché. Allora, quindi parlavo ancora di Cadiot, dicevo, egli non si inventa generi, ma decide di muoversi tra di essi, slittando a seconda dei diversi libri dall'uno all'altro. Prevalente in lui è una passione per il collage parodico, che ricorda moltissimo un'operazione come quella svolta da Alberto Arbasino in Super Elio Gabalo, ricordo in Audi 69 e 78. I successivi libri di Cadiot sono costruiti con procedimenti simili a quelli esposti da Arbasino
nella nota del 1978 a Super Elio Gabalo e riguardanti anche La Bella di Lodi, Specchio delle mie brame e Il Principe Costante. E qui cito Albasino: tutti ugualmente strutturati non in capitoli di tipo narrativo, legati in qualche modo dalla continuity di un racconto, bensì in frammenti mobili, isolati, e compiuti in sé come piccole rappresentazioni, sketch, cartoons, cataloghi, prevalentemente visive e disponibili secondo un diverso ordine di successione. Ecco, questa piccola nota di Arbasino, secondo me, potrebbe essere, è come se fosse stata una specie di cul-de-sac, probabilmente allora, di questi suoi esperimenti, questi suoi tre romanzi, ovviamente non neanche i più celebri, che però questa visione sia traghettata poi nel ventunesimo secolo e ripresa con una sorta di potenza di fuoco molto maggiore, ecco. Anche in autori, secondo me, come i già citati Bortolotti o Giovenale. No, non ricordavo questo passaggio di Arbasino, ma ci sono molti motivi per rileggerlo. Uno di questi è che è stato in un certo senso caricaturizzato Arbasino, ne è stato fatto un personaggio sostanzialmente snob, mondano, eccetera, senza veramente capire poi il tipo di operazione che lui ha fatto nella narrativa, che diciamo, secondo me, all'interno della sua generazione, delle avanguardie, è di gran lunga il più interessante, e rispetto al quale questa operazione dell'industria culturale è risultata infinitamente riduttiva, perché ancora nei giornali se ne parla per appunto l'aspetto del cronista letterario, e poco più. Invece c'è molto, molto da scavare, e devo dire anche all'università non vedo quasi traccia di un lavoro serio su questo Arbasino, insomma, quindi ti ringrazio molto, perché è in un certo senso un invito che faccio mio anche come programma di lavoro, insomma, e magari ne riparleremo, perché spero ci sarà occasione. Bene, allora grazie a tutti, noi ci vediamo venerdì, con Andrea ci vedremo sicuramente il prossimo novembre 24 per l'appuntamento fortiniano, che sono 30 anni dalla morte di Fortini, ci sarà un convegno, un incontro di autori, artisti, critici, tra i quali Andrea, e quindi staremo di nuovo ad ascoltarlo e si impara sempre, devo dire. Grazie, grazie Luca, a me. Grazie a te dell'invito, mi dispiace di non poter vedere in faccia i tuoi validi allievi, e li saluto comunque, e grazie a te ancora. Grazie. Buona serata. Grazie, alla prossima. Allora.